Amici amici di Volon Wright, siamo qui dal Palatazzoli di Torino, dove ho iniziato oggi l'ottava edizione del torneo internazionale di para ice hockey di Torino, che vede affrontarsi Italia, Corea del Sud, Norvegia e Slovacchia. Abbiamo il piacere di avere ospite il presidente del Comitato Italiano Paralimpico Nazionale, Luca Pancalli. Grazie di essere qui, che ovviamente ha portato la sua vicinanza a questa squadra, a questo sport. Allora, innanzitutto una presenza doverosa, non soltanto perché il quadrangolare ha assunto oramai una sua rilevanza a livello internazionale per quanto riguarda il movimento hockeyistico paralimpico, ma soprattutto perché è organizzato in memoria di Andrea Chiarotti, che è stato, oltre un amico personale, l'anima dell'ice sledge hockey in Italia. Io lo ricordo ancora nei primi anni del 2000, quando muovevamo i primi passi per organizzare la nazionale proprio qui per partecipare alle Paralimpiadi di Torino 2006. Quindi mi sembrava non soltanto un atto dovuto, ma sentito, perché ero un grande amico di Andrea, abbiamo con lui condiviso tante cose e oggi lo rivedo sul ghiaccio. Avevamo lasciato la nostra nazionale a Pyeongchang, laddove abbiamo sfiorato l'impresa non conquistando il bronzo proprio con la Corea, che con la quale giochiamo oggi. Andrea era team manager, team leader di quella squadra, oggi non c'è, ma nello stesso tempo sono convinto che è nel cuore di ciascuno di questi ragazzi. Infatti una riflessione di Tiziana Nasi in conferenza stampa è stata proprio: Andrea non ci mancherà, perché Andrea è ancora qui con noi. Questa è dei grandi, quando in vita si riesce a trasmettere con grande umiltà tutta la propria passione, il proprio amore per, in questo caso, per la sua disciplina, poi continua a essere coltivato sul freddo del ghiaccio, che il suo ricordo continuerà sempre a scaldare. Oggi si diceva si è affrontata di nuovo la Corea, che evoca ricordi piacevoli, perché ovviamente è il miglior risultato della nazionale, ma anche ricordi un po' più spiacevoli, perché per la medaglia solo sfiorata. Da presidente, che sensazioni ha a essere qui e a vedere la partita fra Italia e Corea? Ma allora, sicuramente rievoca una piccola ferita, no? Perché Pyeongchang, sia pur nella straordinarietà del risultato, perché poi insomma è vero che non abbiamo conquistato il bronzo, ma i ragazzi del coach Dorin hanno realizzato veramente un'impresa straordinaria, inimmaginabile fino a pochi anni fa. Oggi rivederla contro la Corea mi dà l'idea di un percorso che guarda al futuro. In fondo iniziamo un lungo quadriennio che ci deve portare a Pechino 2022, peraltro in questi stessi minuti nei quali ahimè fatichiamo con la Corea. La coppia Giacomo Bertagnone e Casale sono primi dopo la prima mancia del gigante mondiale di sci, quindi insomma un movimento degli sport invernali che sa sempre far scrivere di sé. Quindi che devo dire? Vedo però una differenza. La nostra è una squadra che ovviamente si sta rinnovando, è una squadra che fatica sempre a contenere l'aggressività dei coreani e la velocità. Ecco, io però voglio sottolineare, i coreani sono una squadra di professionisti, i nostri sono ragazzi da un cuore grande che lasciano le proprie famiglie, i propri posti di lavoro, e spesso hanno difficoltà nell'allenarsi proprio perché non esiste ancora nessuna norma che garantisca loro la possibilità di permessi magari retribuiti per onorare la maglia azzurra che vestono come in queste giornate. Per cui io mi auguro e continuerò, perché oramai io sono fatto così, ho i miei obiettivi, loro sul campo, io sotto il profilo di politica sportiva, a tentare di ottenere sensibilità da qualsiasi governo, perché è giusto che loro siano messi nelle migliori condizioni, loro e tutti i grandi atleti ed atlete del movimento paralimpico, di dare il massimo di sé. Ovviamente ci uniamo ai complimenti e anche all'invito della politica di accogliere le sue sollecitazioni, che sono molto importanti. Parlava giustamente di futuro, oggi ci sono tanti giovani, anche il coach Darin in anticipazione di torneo lo diceva, stiamo provando anche in vista dei mondiali. Vuole fare un augurio a questi ragazzi per la loro carriera? Ma sicuramente, l'augurio è che viene non dal presidente del Comitato Italiano Paralimpico, ma da Luca, dall'ex atleta, dall'uomo di sport. Io mi auguro per loro, così come è stato per tanti nostri straordinari atleti, lo è tuttora, lo è stato per noi quando eravamo più giovani,
di poter da un lato coronare i loro sogni, perché riuscire poi a recitare su quello che è il palcoscenico più ambito nella vita della sportiva di ogni atleta, che è una Paralimpiade o Olimpiade, non fa differenza, è la cosa più bella che ti può accadere. Riuscire a salire sul podio è una cosa straordinaria, poi salire sul gradino più alto del podio è veramente qualcosa di incredibile. Però nello stesso tempo mi auguro e auguro a tutti loro di continuare a divertirsi. Lo sport è divertimento, lo sport è gioco, al di là del top level, che ovviamente noi siamo malati di agonismi, ma non perdere mai la capacità di divertirsi e sorridere ogni volta che scendono sul ghiaccio. Grazie mille Presidente, buon lavoro. Grazie a voi.